bentornati o benvenuti. In uno dei miei ultimi video vi ho mostrato diverse borse da mare che ho trovato dai vari brand che hanno come tendenze per quest'anno. In particolare vi ho proprio mostrato le tendenze per l'estate 2024 che piacciono un sacco a me, e in base a quelle borse che vi ho mostrato lì voglio volentieri presentarvi oggi la mia collezione di borse da mare. In totale ho 10 borse che vi voglio mostrare nel video di oggi e direi incominciamo subito con la prima. Per chi conosce il video delle tendenze di borse da mare del 2024 si ricorda che una delle prime borse, se non perfino la primissima borsa che vi ho mostrato, è questo modello qua di Celine. A proposito, chi non conosce ancora il video, ovviamente vi lascio qui sopra il link per guardarlo o riguardarlo chi ha voglia. In ogni caso vi ho mostrato appunto questa borsa di Celine in materiale raffia, se non mi sbaglio, e quando l'ho vista mi sono messa un po' a ridere perché tanti anni fa, diciamo 7-8 anni fa, ho acquistato questa borsa qua da Primark. Al momento non ce l'ho a portata di mano, per quello vi sto facendo vedere solo la foto, perché una mia amica è andata in vacanza e mi ha chiesto se gliela prestassi, e per quello l'ho anche fatto, per quello adesso al momento che sto girando il video non ce l'ho, però ecco qua la foto. E a me piace un sacco, l'ho presa appunto tanti anni fa da Primark quando non avevo ancora la possibilità di autoregalarmi delle borse di lusso così care, e visto che mi piace sempre ancora così tanto l'ho tenuta e ce l'ho sempre ancora nella mia collezione e la uso veramente tanto. Anche lei non è grandissima, proprio della misura è grande come quella di Celine che vi sto facendo vedere, e per quello devo anche ammettere che questa qua è piuttosto una borsa che uso quando vado solo veloce dopo il lavoro in spiaggia, perché se ci si va tutta una giornata e si ha un casino di roba da portare, questa qui ovviamente è veramente troppo ma troppo piccola. Comunque mi piace un sacco e per quello questa qua resterà ancora per diversi anni nella mia collezione. Un'altra borsa che vi ho fatto vedere, che era perfino una che era tra le mie preferite di quest'anno, è un'altra borsa di Celine, ossia questo modello qua. Questo qua veramente, questo intrecciato, lo trovo fantastico, e quando l'ho vista anche questa qua mi ha ricordato una borsa che ho nella mia collezione e che per l'esaltezza ho preso un anno fa quando sono andata alla Champagne. Guardate qua! Ovvio, i manici non sono lunghi uguali, anche diciamo il materiale non è identico, però comunque la pensata di questo cesto da mare veramente si assomigliano tanto, trovo, e a me questo qua piace un sacco. Per chi a proposito non conosce ancora i video della Champagne, vi lascio qui sopra la playlist così che potete guardarli, e questo qua veramente è stato un ottimo acquisto che ho fatto, perché come potete vedere è anche super capiente questa borsa. Purtroppo non ha, diciamo, tasche, non ha cerniero, diciamo c'ha questi due taschini qua, però tranne un pacchetto di fazzoletti e forse una qualche lavetta umida, molto di più non ci sta. Qui a proposito uso appunto, come avevo già menzionato in uno dei miei ultimi video, una piccola pochette che non fa parte della borsa, con una cerniera per mettere dentro tutte le cose di valore. In ogni caso questa qua è veramente molto capiente, ci stanno dentro due teli da bagno, due libri, riviste da leggere, sudoku e anche bere, mangiare, e naturalmente appunto la piccola pochettina con dentro le cose di valore. Per quello questa qua non vedo l'ora di riusarla quest'anno. Poi nel video appunto delle tendenze vi ho anche mostrato due borse che ho menzionato che le trovo magnifiche, le ho già viste diverse volte in spiaggia, ma che io personalmente non le userei mai per andare in spiaggia. La prima che vi voglio fare vedere, che assomiglia molto alla Dior Book Tote Bag, è la mia Furla Opportunity Bag, che conoscete già da tantissimi video. Questa qua ve la mostro perché appunto la Dior Book Tote Bag a me piace un sacco, la vedo anche molto spesso in giro in spiaggia,
E per quello, se a qualcuno piace, dice: per me è la borsa ideale per andare in spiaggia, però non sono disposta o non ho la possibilità di spendere tutti quei soldi per una Book Tote Bag di Dior, esiste anche la magnifica versione della Opportunity Bag di Furla. Anche lei è in cotone, materiale fantastico, qualità comunque anche lei fantastica e costa ovviamente parecchio meno. Io appunto questa qua non la uso per andare in spiaggia, però volevo farvela vedere perché, visto che la Dior Book Tote mi piace tanto come borsa da spiaggia, mi sono detta: vi devo far vedere questa qua perché le assomiglia veramente tanto. Anche lei ha delle tasche come la Veuve Clicquot che vi ho appena fatto vedere. Spero che potete vederlo bene perché appunto l'interno è nero e scuro. Qua ci sono due mini tasche come proprio quella che vi ho appena fatto vedere. E di qua abbiamo una tasca con la cerniera. Questo qua è veramente comodo e purtroppo entrambe le borse non hanno una tracolla e, come potete anche vedere, non hanno i manici lunghi da mettere sopra le spalle. Questa qua appunto non la uso per la spiaggia perché mi è troppo piccola, invece la Veuve Clicquot che vi ho appena mostrato, anche se diventa molto pesante quando ci si mettono dentro un sacco di cose, questa qua è magnifica e questa proprio la uso per andare in spiaggia. Però appunto vi ho detto che vi mostro due borse che personalmente non uso per andare in spiaggia. La prima vi ho fatto vedere che era appunto la Opportunity Bag di Furla, e la prossima che vi voglio fare vedere, che vi ho anche fatto vedere nell'altro video, è la Deville di Chanel. Anche questa qua la vedo veramente tanto al mare, soprattutto alle piscine, non in spiaggia, però l'ho già vista un paio di volte anche in spiaggia. Io appunto non la userei mai per andare in spiaggia. Non la userei perché avrei paura non solo che me la rubassero, ma anche che si rovinerebbe. Però, visto che so che forse a un paio di voi potrebbe piacere e vi trovate anche bene a usarla, perché non usarla? E se vi faccio vedere l'interno, come potete vedere, ho un organizer di Samorga. Ne avevo comprati parecchio. Per chi vuole vedere il video, vi lascio qui sopra il link del video degli organizer di Samorga. Se no, la borsa di per sé ha solo una tasca qui dietro. Spero di potervela far vedere bene. Con la cerniera, e poi, come potete vedere, esiste una piccola pochette con la cerniera, che la pochette si può anche togliere, che abbiamo visto nelle tendenze di quest'anno, tante borse da mare hanno le loro pochette che si possono togliere, anche questa qui la si può togliere. E poi quello che però mi piace tantissimo di questa borsa è che qui da parte ha ancora delle tasche molto grandi in stoffa che però non si possono chiudere. Adesso la giro così che potete vederlo meglio, ovviamente. Ecco qua le due tasche. È un po' difficile perché è anche un po' pesantina. Allora, qui ne abbiamo una, qui ne abbiamo un'altra. E poi quello che abbiamo è anche qui un posto per mettere o affrancare la bottiglia. Spero che potete vederlo abbastanza bene perché non è facile a mostrarvelo. In ogni caso, questa qui è una borsa magnifica e esiste in diversi colori e io l'ho presa in giallo. Per chi vuol vedere l'unboxing video, qui sopra anche il link dell'unboxing. Visto che vi sto facendo vedere una borsa gialla, direi restiamo sul giallo e vi faccio vedere un'altra borsa che uso veramente tanto anche per la spiaggia e quando appunto vado in piscina. Ed è questa qua. Come potete vedere, ha già un paio di macchie, purtroppo non le posso più togliere. Veramente questa qui la uso e la strauso un sacco. È della marca United Colors of Benetton, allora Benetton in poche parole, e questa qua la trovo fantastica. L'ho presa diversi anni fa vuol dire circa 6, se non perfino 8 anni fa, ai Saldi a Milano, proprio la boutique che hanno dietro il Duomo. E in ogni caso, questa qua a me piace un sacco, è anche molto leggera. I manici sono alti abbastanza da poterli mettere sopra le spalle, anche come potete vedere. E quello che adoro veramente tanto è che esiste una tasca enorme
con la cerniera, come potete vedere. Dentro qua posso mettere proprio portafoglio, cellulare e altre cose di valore, tipo chiavi della macchina, chiavi di casa, che voglio appunto mettere in sicurezza. E questa qua veramente è fantastica. Anche mi piace tanto perché, come potete vedere, la si può piegare tantissimo senza che si rovini la pelle. E quando l'altro giorno l'ho tirata fuori per andare in spiaggia, mi sono detta ma questa qui mi ricorda un po' quella di Loewe che vi ho fatto vedere, la Puzzle Bag, che anche lei si può piegare, perché anche quella borsa lì è finita tra i miei preferiti delle borse tendenze estate, per le borse mare, perché appunto il piegare lo trovo come devo dire, qualcosa in più per la borsa, o che diciamo che è a proposito della borsa, perché quando si vola trovo che ci sia niente di più odioso di una borsa tipo appunto purtroppo questa qua di Veuve Clicquot, che non si lascia tanto diciamo schiacciare, perché anche da mettere sotto il sedile come bagaglio a mano questa qua è super scomoda, siamo onesti, e poi avrei anche paura che cada fuori tutta la roba che c'è all'interno perché non ha tasche. In ogni caso, questa qua era la seconda e, come vedo, anche l'ultima borsa gialla che ho nella mia collezione per andare in spiaggia. Un'altra borsa che vedo molto spesso in spiaggia, ancora di più della Dior Book Tote Bag e anche della Deauville di Chanel, è questa borsa qua di Sun Barf. Questa qua veramente la vedo tantissimo in diversi colori, diverse varianti, grandezze, in diversi modelli, e devo dire che la trovo veramente bella. Però per ora non l'ho ancora acquistata perché ne ho una no name, che vi ho anche già fatto vedere una volta, ed è questa qua. Questa qua è ancora più capiente della Sun Barf, però le trovo, diciamo, dell'idea simile, perché hanno entrambe la cerniera per poter chiudere completamente la borsa. E questo qua lo trovo un fatto molto positivo, che io adoro personalmente tantissimo, perché quando vado proprio in spiaggia dove c'è la sabbia, non c'è niente di più odioso quando arriva il vento e vi butta tutta la sabbia dentro nella borsa. Per quello, quando ho visto la Sun Barf con la cerniera che chiude totalmente la borsa, mi sono detta è un po' la stessa idea come questa qua che io ho no name. Come potete vedere, questa qua ha i bei manici tipo un cordone, o di per sé è un cordone, è tutto cotone, e poi all'interno è tipo un po' plastificata, e c'è anche, spero di poterlo far vedere bene, anche qua una grande tasca con la cerniera. Anche lei ha il vantaggio, come la Loewe Puzzle Bag o come anche la Benetton che vi ho appena fatto vedere, che questa qua la si può piegare anche lei benissimo da mettere in valigia se non si vuole usare come bagaglio a mano. Se no è anche super comodo come bagaglio a mano quando si va in vacanza in macchina. Visto che vi sto mostrando una borsa blu, restiamo sul color blu celeste. E la prossima borsa che ho nella mia collezione è questa qua. Questa qua è totalmente in plastica, come vedete anche lei c'ha i manici tipo un cordone di cotone, e vi sto facendo vedere una foto perché al momento sto mettendo un po' a posto tutto l'armadio con le borse e borsette, e quella lì al momento non so dove l'ho depositata, perché appunto voglio pulire tutto l'interno dell'armadio e purtroppo non l'ho trovata per questo video. In ogni caso ho una foto, per quello vi faccio vedere la foto, ma so che è ancora nella mia collezione perché appunto un paio di settimane fa l'ho messa via in una scatola. Questa qua è piccola, lo ammetto, però ha i manici lunghi da mettere sopra la spalla, anche lei ha una cerniera come questa borsa qua, e in più è totalmente in plastica, diciamo. La base della borsa è plastica, e quello lo trovo anche molto comodo perché quando si va per esempio al fiume, al lago, anche al mare, e si mette da qualche parte per terra e si dovrebbe sporcare, facilissimo da pulire perché la plastica si pulisce con un po' acqua e sapone ed è fatta. Per quello anche lei molto comoda, però questa qua purtroppo non ci posso mettere all'interno il telo da bagno perché è veramente troppo piccola. Per quello anche lei la uso raramente, come quella tipo Vimini
di Primark che vi ho fatto vedere all'inizio di questo video, perché qua ci metto dentro solo il libro, una piccola bottiglietta da bere e un piccolissimo telo per quando appunto vado a fare il bagno dopo il lavoro. Un'altra borsa blu a righe che ho è questa qua di Primark, però devo ammettere che questa non la uso più tanto. Non la uso più tanto perché il materiale, non so, non mi piace tantissimo e i manici purtroppo sono troppo sottili e tagliano un sacco quando si mettono sopra le spalle, quando è anche piena e anche pesante. L'unico motivo perché l'ho ancora tenuta è che anche lei ha la cerniera come questa qua, che si può chiudere completamente la borsa, però visto che ho così tante altre borse che posso chiudere bene, non so, forse questa qua potrei venderla o regalarla. In ogni caso ci sto ancora pensando, però visto che ce l'ho ancora nella mia collezione ve la volevo mostrare, perché trovo che anche borse che costano poco possono essere veramente belle per andare in spiaggia. Visto che parliamo di righe, vi voglio anche fare vedere ancora la seconda borsa a righe che ho nella mia collezione di borse per la spiaggia, ed è questa qua che conoscete già di Fossil. Anche lei, come vedete, è già un pochettino macchiata perché la uso veramente tanto, e il materiale all'esterno è cotone, purtroppo appunto diverse macchie non si lasciano più togliere, e l'interno è un po' in pelle e un po' anche plastificata. Come potete vedere qui ci sono due taschine non super grandi, anche qui di nuovo solo per fazzoletti e salviettine umide, però questa qua la uso parecchio per andare in spiaggia. Qui ci metto soprattutto i teli e tutta la protezione solare che mi voglio portare presso, e le cose di valore le metto poi in una borsettina a parte, o anche dove in una borsa dove metto dentro i libri, perché questa qua sembra grande, però in effetti se ci si mette dentro due teli da bagno e le protezioni solari è praticamente strapiena. E come vedete lei ha solo la chiusura a bottoncino, è una calamita, e a me piace però comunque un sacco perché è veramente comoda da portare, anche se come potete vedere ha i manici veramente sottili. Però questi qua non so perché non sono come quella di Primark che tagliano, ma questi qui sono veramente gradevoli da portare. E l'ultima borsa che vi voglio mostrare è questa qui di Calzedonia, che sono sicura che un paio di voi ne hanno di quelle di Calzedonia, e questa qua l'ho ricevuta in omaggio quando ho comprato il costume da bagno un paio di anni fa che andava d'accordo con questa borsa, perché come potete vedere qua c'è un nastro, diciamo il disegno in stoffa, che è proprio identico al costume da bagno che ho acquistato, e l'ho trovato veramente bello da Calzedonia che me l'abbiano regalata, perché va d'accordissimo col costume, fa un mega effetto, e è tutta in cotone. A me piace un sacco perché è anche comoda, o diciamo super leggera da portare in giro, anche lei si lascia piegare come la puzzle bag di Loewe, o come anche la Benetton che vi ho fatto vedere, o quell'altro no name in celeste. E questa qua anche lei la straamo, anche i manici sono fantastici con questo cordoncino molto morbido in cotone, e anche lei per me è una must have bag per l'estate. Se avete ancora voglia di guardare un qualche video dove parliamo insieme di borse e borsette, vi lascio qui sotto la playlist, se no anche il mio ultimissimo video, e altrimenti vi prego di iscrivervi al mio canale che mi farebbe veramente molto ma molto piacere, e se no vi saluto, alla prossima e un abbraccio, ciao!